Al Verona, mezza Italia calcistica, quella non juventina per intenderci, aveva fatto una richiesta chiara: fermare la Juve per riaprire il campionato. Sulla carta un obiettivo possibile. Il problema, anche per i gialloblu, era quello di bloccare Platini. Una sfida prima tecnica, poi agonistica, che il francese pareva chiudere subito, a suo vantaggio, con questa splendida rete in contropiede. E nel primo tempo l'impostazione tattica scelta da Trapattoni pare indovinata. La Juve gioca a una punta con Vignola al posto di Penzo. Boniek in avanti a sfruttare gli spazi in contropiede e Platini arretrato in regia, sempre pronto a inserirsi. Solo Rossi rivela subito di non essere in forma, dimostra una pericolosa assenza dal gioco. Un primo tempo nel quale, per Trapattoni, la Juve ha avuto il torto di non riuscire a chiudere la partita. Si poteva chiudere benissimo, che penso che dicendo 2-0 primo tempo non si vergognerebbe nessuno, e avendo speso molto c'è stato questo ritorno e abbiamo perso, direi, nella forma che più o meno abbiamo perso lo scorso anno. E contro il Verona questa volta 45 minuti, o meglio mezz'ora, non bastano. La squadra cresce in progressione, ritrova già dalla metà del primo tempo il coordinamento dei momenti migliori. Fanna, nonostante l'attenta marcatura, opera continui inserimenti. La velocità di Iorio e soprattutto quella di Galderisi si confermano armi pericolose, in grado, ce lo spiega Bagnoli, di mettere in seria difficoltà Brio e Gentile. Iorio nel nostro modo di stare in campo è diventato importante, perché doveva cercare di portare fuori il brio, cercare di far movimento, essere un centrocampista in più, direi, e essere pronto al disimpegno della squadra, no? mentre per caratteristiche Galderisi doveva stare più avanzato e cercare di portare via il Gentile dalla sua zona. E nella ripresa alla svolta trova il pareggio il Verona su un discusso rigore per atterramento di Galderisi ad opera di Gentile, lo abbiamo visto adesso. Per l'arbitro De Lia il rigore, sono vane le proteste dei juventini, batte Iorio e trasforma. Segue la fase più vibrante dell'incontro, quella veramente decisiva. Non è che alla Juve manchino le occasioni, ma la squadra subisce il ritorno agonistico del Verona, perde il controllo del centrocampo. Platini in particolare cala vistosamente, nel quadro però di un appannamento complessivo. Fanna e Galderisi, con l'orgoglio degli ex, insistono. La posta in gioco per loro è troppo importante. E a metà del secondo tempo, proprio Galderisi, lo vediamo adesso in azione, costruisce e realizza la rete del 2-1. La reazione juventina è frammentaria, vive di episodi isolati. Il collettivo veronese risulta padrone del campo. Si riapre così la lotta per lo scudetto.